È già partita Nintendo? Buonasera. No, no, allora. No, avete mi buonasera. mancano 4, dice 4 minuti e Buonasera. 40. Come Anche scusi? se su YouTube 4 minuti e 40. Buonasera. Per alleggerire Questo è la YouTube. per alleggerire Twitch, basta togliere la chat, ragazzi. Ah, ok. Banalmente Nel senso proprio. che la chiudo con la freccina per portare a Sì, destra. Ma basta fare quello. la guardate da Twitch? Provo Sì, da giusto per Twitch. vedere se mi regge. Ma Ok, mi abbiamo già siamo ripartiti in bufferato. live, ci siamo Mi già, adatto a perfetto. voi. Come ti ha bufferato? Infatti, io mi sa invece che prenderò la tua chat e la sovrapporrò all'altra perché già, mi ha già irritato quella di Nintendo. Non la devi Vabbè, togliere perché sennò togliela. ti è pesante. Con la forchetta in alto. Vicino Beh, ma segui, dici che mi Marco. dà problemi anche a me, scusa, c'ho la fibra. Beh, anche io, però non vuol dire un cazzo. Allora, Tanto cattura è inusabile schermo. quella chat, quindi. Forza Pikachu! Come forza Perfetto, Pikachu? Come forza Pikachu? Forza togli Pikachu! questo e aspettiamo che Lo dobbiamo tolgo, fare. metto la Mettiamo tua un chat sottofondo. sul Poi telefonino. Allora, per... Ma non c'è su musica né YouTube niente? mancano Su YouTube 4... c'era la musica. 3 minuti e Eh sì! 41. Ma dove Su lo YouTube vedete? c'era Simile una, Senjiki. scusate. Su YouTube. Buonasera a tutti. Se siamo in live. Gatto, Marlon, mi forse è sa che meglio io che sono togli i qualche suoni secondo delle prima di sub, te. però, eh? Come scusami? Forse è meglio se togli i suoni delle I sub. tuoni. Sì, hai ragione anche tu. Suoni delle sub. Tuoni delle fast. I sub e delle fast. Cosa? Suoni delle tabs. Suoni Grazie dei anche a no Nekio, tab. che non ricordo se ho ringraziato meno. Grazie a Kevin che bevo, le si vuole bene, signor gatto, continui così. Vado a fare la pipì nel frattempo. Se mi Ne aspettate, intrattengo io, vai, ricordo la vai, ci canzone. pensiamo noi. Scusa, Marco, un attimo solo. Dimmi. Mi bufferà comunque anche se con la live. Sì, ora ho Grazie scritto Nele Pikachu merda, Otto come i tentacoli comunque. di un Stasera Ma vai a te alla vanilla. pisciare, vai. Basta che non lo fai come ieri sera, Comunque Robby, sì, ti ho io ho i fatto poteri pisciare. anche da gatto. Ti apro in Tipo due, il te lo dico. Ti avviso, eh. Ragazzi, no, fisicamente. è nostra. Anche. Ma com'è anarchia, possibile che parli? tu c'hai fatto un anarchia, su Twitch? Perché anarchia. Twitch Ragazzi, qual è il gioco che aspettate di più? Dai, Pokémon. In ordine di Metro TS, in ordine, Exodus. state zitti, bambini piccoli, in ordine di TS. io sono il primo. Allora fai Ale. Io mi sono offeso. Pokémon della io? serie principale, perché se non è della serie principale mi ammazzo. Ok, io dico Animal Crossing e Pokémon. Poi, Robby. Tocca a me, Animal Crossing, ma sono molto curiosa per i Pokémon. Non penso comunque, non penso proprio. Ok, tu gatto non ci sei. Ah, ho capito, Animal Crossing anche tu. Bravo, Moro. Bravo gatto, bravo. Metro Exodus. Ma come? Nintendo. Ma Nintendo fa cagare. Giustamente, uno ci pensa, giustamente. Ha fatto bene, bravo Moro. Giorgia, tu Bravissimo. invece? Io penso sempre. Overwatch 2. Solo se a parte prendono gli scudi, Overwatch però. 2 Storia, Pokémon, dai. Pokémon, ti spero. Ale, da te mi aspetto grandi sorprese. Vai, Ale. Pokémon. Sono Ma tornato. Allora. Gatto, vanno gli altri. Stiamo facendo una aspetta, cosa aspetta, interessante. Nintendo una cosa se lo interessante. voglio. No, Zitto, tu hai gatto. già detto Nintendo Animal per Crossing. Switch. Aspetta. No, che. Allora, manca Prego. Gatto, tu hai già parlato. Okay. Gatto, Guarda, non ti io. intromettere. Moro mi ha rubato la gag perché volevo dire Devil May Cry 5. Però ti dico. Come Anche io Pokémon risultato? perché mi hanno rovinato la sorpresa di Metroid. Visto che Va stamattina mi bene. hanno detto che l'hanno Lo devono rifare. Sì. Finch, Come? invece tu? Nintendox Dovevo Gross passare TS? Apex. Come? Ah, come? Una skin Apex di su Apex. Switch. No, no, Sì. Nintendox Battle Col Royale. cane. Grazie, Francesco. Non so perché te Chiaramente la meglio Finch così, è ubriaco. assolutamente. No, Ale, tu secondo me, a te piace molto Dragon Ball, secondo me, Allora, io ho appena scoperto che uscirà il gioco di Pokémon, quindi dico Ale. Grazie a Bravo. Bellissimo, Oh, brava. sono le 23. Ma Dai. domanda Qui di non forza da servizio, sega, Pale, qualcuno la a te non guarda su se ne frega YouTube? niente. Non è Va vero, bene, io la venuta. sto guardando Tanto da entrambe le avresti detto parti. Pokémon come noi. Ma Adesso no, io io per FIFA su capire quale Switch. parte prima, non ci Secondo me metto un invece di solo Pokémon non audio. diranno proprio un bel niente. Neanche secondo me, è No, troppo ma di presto. Pokémon, ragazzi, pare appena Mai. uscito Però Animal il Crossing, game. Grazie. gatto. Ma deve uscire quest'anno. Animal Quindi, gatto, Crossing, io mangio il sicuramente. Quindi microfono io se spero che succede. presentino Boni, Boni, Boni! È Half-Life partito, Boni! per la Switch. Boni! È partito prima su Ragazzi, Switch. zitti un attimo. Che qua c'è. E Dai, niente. Nintendo Labo. Scherzavamo. Nintendo merda. Come? Mario Maker? Mario Maker per Switch? Mario Maker, sì. Mario Sì. Maker per Switch. Eccolo lì. Su Switch però ci sta. Bellino. Oh, no? Era una cazzo di Mario, mi spiaceva, mi piaceva Bene. un sacco.
No, va bene, una... No, è bello. Sì, adesso uno scontino magari chi l'ha già comprato non sarebbe male. Ma figurati, ma ancora ci speri? Troppo? Mi sa di sì. Non serve il padrone. Non faranno mai sconti. Volevo passare un attimino. Super Mario Maker 2. Va bene, scusami, che cosa dovrebbe cambiare? Ci avrà più preset. Ma cosa ne sai tu di videogiochi? Sono delle cose nuove. Avranno più roba. Sì, ok, certo che avrà più roba. Magari però... ci puoi fare le mappe di Mario Odyssey, gatto. Ne credo poco, Moro. Ne credo poco. Ma il menu è fighissimo, quello per scegliere gli avversari. A me sembra identico agli altri. Ah, però ci puoi mettere Mario Gatto come in Death Mario World. Mario Gatto. No, 3D World era... Ma che storia. Che belle le canzoni ogni volta. È una. E il 2, ragazzi, merda. Prezzo pieno per forza. Ma povero Luigi. Eh sì. A giugno. Ok, va bene. Giugno 2019. Oh, io voglio solo roba. Eccolo. Che carino. Eccolo. Ciao, come stai? Che panico questo uomo. Su YouTube hai i sottotitoli? Aspetta. Fatto vedere. È ancora molto indietro. No, comunque indietrissimo, non è esatto, tanto sono okay. Un perfetto giapponese. No? Prego, ma a parte che c'è il doppiatore in inglese sopra ed è un casino perché si sente di più il giapponese. Questo è il numero 2 fatto con le dita. Ha fatto veramente 2. Grazie Riccardo per i suoi 27 mesi. La camicia è molto calda e le mie ascelle stanno pezzando. È un bel inizio, sono d'accordo, sono d'accordo. Che bella notizia. E metto pezzolini piccini. Questo che porto sulla giacca e un microfono che guarda lì. Sega, cosa dice sto stronzo? E niente, ma smetti di parlare. Ma aspetta, Bonnie. Marvel. Cos'è? Ah, è quello della Marvel. Okay. Okay. Aliens. Frega un cazzo, veramente. Non mi fa sbattere niente. Credo molto poca persona. Ma c'è sul telefono, se vi interessa. È vero, sì. Ma no, è esclusiva questo. Cator. C'è Wolverine vero, però. Quello basso. Quello basso giallo e nero. Ah, lei ha detto che Thor viene dentro? Marco, non è quello sì, che abbiamo giocato noi. Non... No, sembra ma non è, credo. No, sì. Abbiamo giocato quello free to play. No, no, ok, però noi abbiamo giocato quello, Sì, sembra simile. Sì, è quello che abbiamo giocato anche con Korn. È un gioco online. Gatto, facciamo la coop? Marco, non mi va. Che... È un muso giù di lì, muso, sì. Ma sei tu un musone, guarda che bello, è divertente. Ti hanno appena spoilerato Endgame. Ma Marco, dopo Fire Emblem, non so se voglio più giocare a un muso. Neanche io. Puoi menare i Deadpool, guarda. C'è Karim. Guarda che combo Wolverine. Quanto è duro Wolverine? Ma che posizione cosa tremenda. No, comunque quello lì è uno stronzo. Che ha detto no stronzi. Sì. Ma quello abbiamo giocato io e Marco? Quello che abbiamo giocato è quello free to play che ti dicevo prima, quello su Steam. Non me lo ricordo più come si chiamava. Ah, no, il nome non me lo ricordo neanche. Marvel dice, Heroes qualcosa. Dice Ultimate Italians è fighissimo, è quello che quello c'era per PS2. Fermi, cos'è? Già mi ispira. Ma vaffanculo, come già mi ispira, Roby, per l'amor di Dio. Ma vaffanculo, ma per cortesia. Roberta, ma sta cagando dei cubi, scusa. Dalla li lancia poi. A me le cose minimal piacciono. Guarda, mi fa rimio, lo so. C'è differenza tra minimal e merda, comunque. Ma è un gioco di flash game. Dicelo con la stessa lingua. È Ime Hob. C'è una fidanzata. Oh, in un direct, ecco, diciamo così. Wow, si può giocare in due. Questo sarà sicuramente uno dei titoli di punta del 2019. Di Switch. Ma è veramente un gioco di flash games. Nuova tantissimo. Io non so chi di voi ha giocato a Ibe Hob, però nuovo motivo per cui comprare Switch. Ma poi ci sono le mod tipo Skyrim in questo gioco. Perché non ci sono 270 livelli. Allora, il gameplay sembra carino, però vabbè, è un indie delle balle. Magari è gratis. Ne dubito. Box Boy e Box Girl. 20 euro tutti. Esce il 26 aprile comunque. Box Boy e Box Girl. Avevano detto che facevano... 20 minuti di Smash adesso. Vai, nuovi personaggi. Ma Luigi. Guarda, ma che dai, ce l'abbiamo. È possibile che Peppe Robby, ma interessa solo a te Luigi comunque. Appunto, io sono importante. Robby, vuole Luigi, non lo mettono mai. Ma attenzione. Ah, quello di persona, ah, quello di persona, sì, l'aveva detto. Chi è? Quello di Sword Art Online? No, quello di persona. Kirito, okay. Ma non l'avevano già detto? Sì, l'avevano già detto. È uno che usa nomi famosi per diventare famoso.
Ma quindi i prossimi 50 minuti sono su Smash, giusto? Sì. La mia bella, no, hanno già finito, hanno già finito. Attenzione, twist. No, no. Come è Todd? Ma cos'è Todd? È Todd! L'hanno già fatto. Allora, sto cazzo di gioco. Volete sapere la storia di sto cazzo di Todd di merda? È un minigioco di Super Mario World dove ogni tanto giocavi a sto cazzo di coso. L'hanno fatto uscire la versione standalone con altri livelli su Wii U e adesso lo hanno riproposto. È già uscito su Switch, se non erro. O no? Era già uscito, ok. Questo qui è un update. L'altro era già uscito. Però è... Ma se la copri, guarda come è bello. E allora il gioco gratis della vita. Ma se è un DLC gratis e uno a pagamento. Ma serve a specificarlo che è gratis. Questo è pagamento, ad esempio. Pagamento. Okay, cacchio, la nave pirata di Bowser. Li compriranno tutti sicuramente. Certo, ho già la carta di credito in mano. Minchia. Comunque è già un sacco come traballa con la coppa femminile, mi sa che a Nintendo. Eh no, è che adesso devono spammare tu ha detto. Comunque non mi interessa. Ma neanche a me, sinceramente. No, c'ho la coppa, dai, sul canale. Vabbè, moro. Penso serio interessa. Morelli, non lo so. Prova a chiedere a Esprit, che magari è stupido come te. Erano super traballanti. Al bando lo potete già comprare. Erano bellissimi. Giorgia, andiamo a mangiare un paio di porcini e facciamo la finita della dai. Però una bella carellata, dai. Cos'è? Bloodstained. Anche questo è un gioco. Ah. A me sembrava Smash, però l'ho fatto vedere di nuovo. Castlevania. Castlevania. Che Twilight. Non ho mai giocato in Castlevania. Io ce l'ho io. È così. Grazie, così. Gatto. Sono tu presente che... Io licantropo. In mia compagnia c'era la gente che c'era, perché ho detto chi vuole viene e sono venuti. Ma sai chi sembra bellino? Vabbè, buonasera. Castlevania, però... Sì, un Castlevania con elementi 3D rinnovato. Ma del culo l'è arrivata, l'ho visto! Ma che verso, No, anche questo non muto pure. Non mi intriga particolarmente. C'è la customizzazione. Che mi fa cagare sono i dialoghi. Ti puoi fare la wild. Posso avere la pelle verde, però. Day One. Di Hulk. Interessante. No, per il resto sembra interessante. Carino ed interessante. Interessante. Beh, è qualcosa che c'è in estate, se non sai che ti attacca. Tantissimo Castlevania. Cos'è? Akira, sì. Cosmo. Dragon Quest. Dragon Builder 2. Ah, nel secondo Builder diventi 2, Super Saiyan? No. Beh, Minecraft dentro Dragon Quest. La motoria. Sì. Beh, come il primo, immagino che sarà. È dentro Dragon Quest, sì. Bellino. Era molto bellino il primo, sì, l'avevamo fatto in live. Io non l'ho fatto perché mi hai fermato tu, gatto. Grazie, Matty Power. Ti ho fermato? Del primo, poi questo qua magari lo proviamo. Perché era molto molto farmoso. Ma si fa il bagno. Ah, si vola qui. Ma non c'era anche l'altro il prima? Livello super. No, forse no. A me piace farmare, gatto, lo voglio comprare adesso. Sembra terribile, sembra. Non so, non piace farmare. Potrebbe mai piacere una cosa del genere. È Minecraft con i personaggi di Toriyama. No, è diverso. Non è Minecraft, c'è più crafting, vero? Più a me ricorda un pochino anche Harvest... No, Harvest Moon non proprio. Sì, crafting di Minecraft. Sì, crafting in maniera differente. È più simile a Mighty Amo e Porzia come crafting, diciamo. C'è stata una piccola pernacchia. Cosa annunciano le headlines. Ecco, Fire Emblem. No, è Dragon Quest questo qui, ragazzi. Hai ragione. Sì, è Dragon Quest. Quello che è uscito su Steam è uscito anche per Switch, probabilmente, ragazzi. Credo. Ma non mi sembrava così figo quello. Sì, è così. Cioè, scusate, ma sono cazzi. L'avevano già fatto vedere questo. Ha ragione Marco perché ho riconosciuto il protagonista. No, ma ve lo dico, l'ho giocato. Ma quello era Zelda. Marco, questo è quello che hai giocato? Sì, quello che. Ah, ecco, no, perché il trailer l'ho già visto con i Cavalieri senza testa. Che figo. Scusate, non ho capito. Adesso annunciano i titoli principali? Vuol dire questo? In che senso? Le headlines forti. Headlines, che vuol dire? Sì. Dovrebbero essere le linee principali, quindi sì, i giochi proprio. Grazie Barricchio. Zidane. Vabbè, è un gioco che abbiamo già visto a posto. Se sei arrivato adesso, ti aggiorniamo, cioè, esce il 2. Esce Mario Maker 2, sì.
un giorno, a un certo punto. A giugno? A giugno? Ma Gallo qua, non era rapido in Giappone. Dimmi. Non è detto che io non lo possa prendere perché su PC mi crash. Adesso, perché adesso che devo cambiare il PC. Ma però, su non PC era crash, uscito su Switch. Non è un aggiornamento, no, qua, no, è proprio no, no. Deve uscire. Questo, okay. Secondo me, è proprio quello che è uscito su Steam e PS4 su Switch. Ok. E io non ho potuto giocare perché mi crashava. Arrivato l'unica cosa che frega Nintendo ultimamente. Perché loro hanno una console tecnicamente inferiore a livello di dettaglio e di qualità grafica. Ed è assolutamente. Infatti, si vede tantissimo che non è ai livelli delle altre. Però c'è la portatilità che è la feature, la killer app di Nintendo. No, ma non è per la scheda video che mi piace. Giochi pesanti, cioè pesanti nel senso okay. Molto ampi su Switch non li giocherei veramente mai. Hai ragione, Moro. Però quello che dico io è che se questo gioco qui fosse uscito al day one anche per Switch avrebbe venduto sicuramente molto di più. La gente se l'è già giocato da altre parti, è normale che sì, però ma perché non no, l'ha ma fatto? Uno avrebbe preferito magari giocarselo su Switch piuttosto che su Play 4. Un gioco così dici? Che paura. Sì. Secondo me sì. Però secondo me merita one... questo su portatile. Assolutamente no, secondo me no. Io lo giocherei su portatile, ma sempre seduto in salotto. Aveva anche la modalità 2D. Era uscito solo Zelda, era quello il problema. Però... 2D. Sì, l'hanno fatto vedere prima coi pixel. No, ma credo sia solo la mappa. Ma no, ma quello lì credo sia il viaggio. Non è che credo sia la mappa. No, no, ho fatto vedere anche il combattimento, ragazzi. No, con, io non l'ho mai fatto. Mi sa che c'è la possibilità di... Perché penso che sia una cosa di Switch, Marco. Old school, tipo old style. Boh. Sembra molto carino. Bisogna vedere tanto video su questo gioco che è uscito. Ma per Switch non era ancora uscito e forse a sentire Gatto non è proprio lo stesso identico gioco. Ma probabilmente sarà la anche l'unica console che ce l'ha. Scusa, vedi? È la Definitive Edition. Ma va bene, detto semplicemente Dragon Quest. Ok, ok, ok. Sembra figo. Autunno. This fall. Ma lo stile retro è per renderlo più portatile, secondo me, Pocket. Che bello, Gatto, ti vedo live e sembri parte integrante del Direct. Ma lo sono, guarda. Guarda. Adesso stringe la mano al... Gatto! Mi vedere. Gli è penetrato in gomito. Santo Dio, che cos'è? Questi sono i peluscini. Sono i peluscini che vendono al Disney Store a 5 euro l'uno e sono grandi così. Ma cosa... Ragazzi, un party game è per voi. Il canale Termosifoni è rivoluzionato. Adoro. C'è il curling. Ma bellissimo. Mi avete convinto. Vale, dai, questo è c'è anche l'air hockey. Guardate, vale, mi hanno convinto. Fatta. Mi hanno meglio convinto. Di King compro of Hearts, la Switch. Veramente. Porca troia. Wow. Ok, tenere la Switch così magari no. Che cazzo. Però è la prima volta, non l'ho mai visto. Una 1v1, dai, ci sta. Ah, qua devi collegare i pupazzini uguguali. Sì, cos'è? Candy Crush, ma mischiato. Candy Crush, ma più bello. Candy Disney Saga. Thompson Festival. Marco, mi sembra un gioco della Madonna. Lo prendiamo? Sì, sì. Thompson Festival. Che adesso presentano Falco. Ma è un porco. Eh sì. Io voglio Wolf. Ma Starlink l'abbiamo già presentato, sì? È bellissimo, ora Falco. Ecco, sì, gli altri personaggi per Starlink. Io ogni volta che mi ricordano che Falco si chiama Lombardi di cognome muoio. Falco di patriottismo mi pare. Ragazzi, se siete interessati a Starlink per Switch, lo vendono da MediaWorld a 35 euro lo starter con l'astronave di Fox. Ah. È proprio carino, l'ho provato alla Games Week e... Io potrei farci un pensiero. È molto carino. Ah, ma è quella proprio l'astronave che si monta? Che la monti, sì. Sì. Okay. Non mi segue le live, non mi segue. Ma no, non segue. No, no, non è per le live, non mi ricordo i nomi dei giochi, è diverso. Ah vabbè, ok. Ma io non lo so pronunciare. Adventure. Queste robe giapponesi, come Urukami. A me piacciono tutte queste robe giapponesi. Ma sembra veramente un gioco da Game Boy. Questo è proprio JRPG classico. Ma le robe con gli sprite. No, tranquillo Carlo, grazie. Quando è entrato a dire il nome 7 volte di fila, veloce, hai finito il gioco.
Cos'era quella simulazione? Non ho voglia di dire veramente terribile. Se l'inizio li finisco, è una cosa incredibile. Ma come è Stardew Valley? Fatta? Ragazzi, questo gioco è per 3DS, però. Infatti. Ma secondo me anche su Switch un gioco così è carino. Credo sia per 3DS. Davvero. Cacchio, ma qual era? Se qualcuno sa effettivamente se c'è per 3DS. Cosa? Mi sono perso un personaggio di Fate? Non c'è nulla molto cose. Simile a Giovanna Dark. Ti puoi sposare tra donne, è vero, tra Dani. L'altro. Se vi interessa. Anche io, cos'è che puoi fare? Sì, meglio. Puoi sposare tra donne o tra uomini, presumo. Lo voglio per avviare. Era Corn Factory, ah no. Okay. Corn Factory! Corn Factory 5. 5. Cos'era un Factory? Direi che sono quattro cose di Battlefield. Ma che titoli che hanno. Stanno facendo anche il 5. Che non giocheresti anche questo? No, non lo giocheresti. Che grafica. Square Enix. Oninaki. Oninaki. Ma io sono sopra di qui. Aspettate che mi sposto. Scusate. No, questo qui mi piace per davvero. Questo sembra figo. Uno strategico, oh, Marco. Che bei colori. Va bene uguale. Non mi pare, Moro, non mi pare. È Alien, è quello che mi piace. È la Battle Royale. Faccio un sacco di cose che cambiano colore nel mondo. Ma che roba. E da quel che sappiamo finirà tra un quarto d'ora. Sembra molto carino questo, mi sembra un po' legnoso. Vabbè, figa. Adesso bisogna vedere se sarà il gameplay finale. Penso sia l'attacco. Guarda Marco, basta che non sia un Musou. Sembra molto bellino. Quanti JRPG carino, stanno sì. facendo uscire però? Tantissimi. Ma come è fiero lui sì. che la guarda la ragazza. Allora, che adesso, vedi, una volta c'erano negli anime, c'era Oninaki. Adesso sono tutti eterocromatici. Questo è stato. Ma Oninaki non è scritto nella stessa maniera. Oh, Dio. Okay, io spero che questo non sia come Kirby, perché cazzo mi attira un sacco. Che bellino. Ha detto Yoshi in a World of Crap. Nel senso che ci sono i maschietti che in realtà sembrano femminucce. E a Sanremo? E sono le talpe. Io sono Crap. Vaffanculo, cazzo. Tutti gli ha detto. A lei. A me non ispira granché, purtroppo. Ma che robot? Cos'è sta cosa? Bellissimo. Bestia, bestia. Io un gioco. Sì, lo voglio giocare. Ci ho provato con. Quella con Kirby, ma Kirby mi ha fatto proprio schifo. La schermata con la pianta piranha proprio... sembrava. Cuphead. Ma scusami, guarda che prende per il culo Snake. Non annunceranno mai Cuphead. Ma. Ragazzi, non me lo regalate questo. Ma dai. Provo. Ma sembra carino. Io lo voglio. Perché è vero. Io no, io no. Sembra molto carino. Domani la esce demo, la demo. Marco. Che domani, no? Later Today? Sono mesi, non mi spera per niente. Later Today, ma sono le 11:20. Effettivamente. Effettivamente. Che selfie. Che selfie, sì. Bravo. Tutto bene, grazie. Lei come sta? È veramente la figlia di Fantozzi, comunque. Vedo la paresi facciale che dilaga in frattempo. Mi manca Masuda che annuncia le porte. Ha un parrucchino in testa. Masuda adesso. Fermi. Fire Emblem. No. C'è del Fire Emblem. Fire Emblem, ma si sapeva. Ma va a cagare anche. Cazzo. Vabbè, questo si sapeva. La cazzo lo vedo solo in 4 frame. Era scritto anche nell'anteprima. No, è il gioco che è così. Il gioco ah, bello, sì. Mi piacciono, sarà una scelta artistica. Sì. Rompere gli occhi di chi guarda. Maro, quanto ironico, Dio mio. E tu li socchiudi tipo cinesi, vedi giusto? Adesso non è che ci parlano per mezz'ora di Fire Emblem, vero? Certo. Beh, è il gioco di punta, guarda che è tutto il direct su questo. Guarda, no, eh. Ha detto che c'erano altri spezzoni veloci. Ma era uno scherzo. Era quelli di prima. Vabbè, comunque intriga Fire Emblem, basta che non gioco al Musou. No, basta che non me lo fanno di nuovo Musou e poi va bene. Musou a 4 frame. Lord Frigido. No. È una demo di Unreal Engine, il presentatore. L'ultimo Fire Emblem mi ha fatto veramente cagare. Leicester? Ma scusami, di tutte le cose fighe che mi potevi fare vedere di Fire Emblem, proprio il pippone sulla trama mi dovevi fare. Per me è una citazione a Game of Thrones. Sai che potrebbe? Non credo. Non ce l'ha più. Le casate. A me sembra più Frodo che Game of Thrones, comunque. No, non l'ha inventato Game of Thrones. Questo lavoro qui. Hai le prove? Vedi una forma. Scusa, ma perché c'è lui tutto figo e la donna aveva le pere giganti, la panza di fuori e la minigonna?
Te pareva, gatto? Bastardi, guarda. Tutta figa. Giappone, Giappone. È sempre così. Oddio, no, è tutto normale, lei nell'ultimo non era figa. Ho detto, a me è un che sia con l'uomo che con la donna, bravi. Vorrei capire. Ma che stanno spiegando tutto il gioco, ragazzi? Sì, no, io voglio capire se è un muso o no. E qui è dove il principale nemico muore. Porca, ok, grazie. Io l'avevo detto stamattina, non è che era un tutorial come alle tre. No, no, adesso vedrai che dicono due robe e chiudo. Io invece che l'incesto ho letto la Monster. Ti spero, Robby. No, su Animal Crossing sicuro, dai. Manca ancora un quarto d'ora, dai. Siamo a metà. No, neanche. È un po' oltre. No, Karim, era Musou solo l'ultimo che è uscito. L'ultimo che è uscito era Musou. Era l'unico che è uscito per Switch. Era un ibrido. Perché no, c'era no. La prima parte. Sì, sì, Marco, c'è sì, la prima sì. Parte. Ah, perché sì, non sono dove... arrivato alla seconda. C'è... Ma no! La prima parte tu posizionavi in questa scacchiera gigante i personaggi esatto. E poi dopo era Musou. Gli davi le indicazioni, Marco, sulla mappetta? Sì. Mi ricordo. E l'ultimo Karim è così. L'ultimo è così, Karim, sì. Io non mi ricordavo. Passo rosso. Quello che era uscito su Switch era un Musou, infatti mi ha annoiato tantissimo. Che calura però che c'ho. Bestia come tira con la camicia. Sì, sì solo ma... quella purtroppo. Sì, potrebbero far vedere un pelo di gameplay magari piuttosto che parlarmi delle mie case, visto che il titolo è fatto. Attenzione, sono stata smentita. Poppe comunque minigonne. Biondo occhi azzurri si chiamava Dimitri. Adesso azzurri insomma, a me sembra un viola. Eccolo no, qua. Attenzione. Wolverine. Allora, questo questa è la parte strategica. Vediamo se c'è il combattimento da Musou o solo strategico. Guarda. Ok, c'è il combattimento. No, vabbè, questo qui è il combattimento. Vabbè, ecco. Ok, sì. Sì. Non lo so perché non vedo se è la saga principale. Eh sì, è strategico sì. E basta, ok. No, non è come l'altro. Non è l'altro. L'altro non era neanche così la parte strategica. Era veramente una mappetta in sì. Pixel. Dove sì. Spostavi lo tu spostavi il personaggio, lui attaccava originale. E poi dopo da lì partiva il bordello. Esatto. Esatto. C'è la scacchiera con il paesaggio e tu li sposti in base a. Questo qui mi sembra veramente più divertente da qualcuno giocare. L'ha giocato Advance Wars, che è la versione di Fire Emblem, però con i tank. Con no. Con i carri armati, gli elicotteri. Io ci ho giocato un casino su Game Boy Advance. Ma quanti personaggi si controllano in questo gioco? Stai pensando a quello? Mi è piaciuto veramente tanto Advance Wars. Ho giocato... Dove l'aveva rivisto tutti i giorni quel... L'avevamo rivisto in un gioco. Era un è vero. In un gioco che avevamo visto su Key Miller. Uscito sti giorni. Fammi vedere anche qualcos'altro. Ora. Cos'era quell'intramezzo, ragazzi? Non lo so. Era... No, probabilmente è il suo portiere, esatto. Il suo portiere. Portiere, sì, sì. Ma quindi, scusatemi, essendo strategico controlli tutti quelli lì? Penso di sì. Sì, non so se ci saranno anche quelli storici della saga, però è sempre stato così su Fire Emblem. Okay. Mamma mia, però i frame, ma potrebbero essere più di tre. È solo quella ma l'hanno fatta apposta proprio per quella signorina, è proprio una cosa di stile, veramente, quello lì. Ho capito, mi fa cagare. Anche a me. Sembra carino. 26 luglio. Wargroove, esatto, quello che sta spammando ovunque, praticamente. Wargroove, è il nuovo Advance Wars, esatto. Ciao! Del team 17 sempre, non mi ricordo. Non mi è dispiaciuto, grazie al signor Nomasuda. Dai, scacchiami le dita, dai. A me sti trailer così lunghi mi fanno veramente Beh, non era un trailer, era proprio una presentazione, quello lì. Sto parlando sempre di Fire Emblem. Sì. Scacchiami le dita, dai. Ah, è la nuova generazione. Time for some more Nintendo Switch headlines. Ora è il momento di altre headlines. Vai. Attenzione. Che c'è? Porca troia. Dai. Come? Cosa? È tutto vero. 99 giocatori. È una battle royale questa. Di Tetris. Cosa? Ma no, come i Tetris? Aspetta. Come ho bellissimo. Sì, non ci credo. E niente. Ma l'hanno fatto per... Ma è una parlata. Basta, killer up. Ma è veramente bellissima questa senti cosa. Senti come l'hanno tamarrizzato. Guarda tutti gli schermi intorno. Nintendo ha appena presentato la Battle Royale di Tetris. Ma che cos'è?
Ragazzi, è stupendo. La canzone. What a time to be alive. Io vi giuro, non so come reagire. Ma è bellissimo. È spettacolare, ragazzi. Ma porca vacca. Ha fatto scaricato tutti, ragazzi. Il torneo. È veramente una caterva incredibile. Tutta la notte. Tetris e Minotte. Sto girando un'altra Switch. Me ne frega veramente niente. Non me ne frega di questo su Switch. Di Dead by Daylight su Switch. Guarda la grafica. È terribile. È quella che stavo veramente vedendo. Terribile. Porca vacca. Però sono contento. Sono felice che anche questi giochi inizino ad uscire su Switch. Vuol dire che Nintendo si sta aprendo molto. Mamma mia. Ho capito, ma adesso perché. Io non saprei proprio perché mai dovrei prendere una roba. Cioè, proprio non. Perché vabbè, solo la Switch. A uno che piace se lo gioca su Switch. A uno che non gira su PC. Potrebbe vuoi magari essere carino nel personamento 6 al cesso. Posso dire che con questa grafica girerebbe anche su PC. Fa veramente cagare. Con la grafica downgradata così, sì. Autunno, tra l'altro. Su Switch magari è carino se si gioca tutti assieme nella stessa stanza. Oddio. Un titto! Hyrule. Che male. Delta. Ma l'avevano già presentato, ragazzi. Ma ha senso? Ma sì, ma l'avevano già detto che usciva su Switch. Ma non è vero. Questo non l'ho visto. Sì, sì. No, questo ma è no, nuovo. No, Deltarune non presentato. Questo è un trailer mai. Nuovo. Ah, Deltarune non è cosa, ok. Ma no, capitolo 1, Robby. E l'hanno già messo su Switch. Vuol dire che adesso tutti li mettono subito su Switch. Ma dico, ha senso. Cioè, Toby Fox principe. Che... Guarda che bello sto trailer. Guarda che bello. È tutto censurato. Ci sono tutti i cani. Bello questo. Bravo, Toby Fox. È fighino, ragazzi. Vieni. Ma porca vacca. Non avete visto paura. Niente del gioco. Ti ripeto, non ha veramente senso. Ma perché muore? Perché gratis. Toby Fox ha detto che il gioco lo svilupperà in tipo 7 anni. No, allora, aspetta, era una cosa che ha detto per rispondere a quando uscirà. Lui ha detto me la prenderò con calma. Era uscito sotto, allora c'è scritto che il capitolo 1 è gratis e sotto c'è scritto paga. Altri capitoli sono in fase di sviluppo e non saranno gratis. Esatto, vuol dire che comunque ci sta lavorando adesso. Minchia, ma scusami, che cos'è questo? Perché questo ha questa grafica qui? Dead by Daylight era una merda. No, infatti pensavo lì per lì poi mi abbassava. Voglio, ragazzi. Ma cos'è? Gatto, questa è un robot particolare. In realtà, poi non mi interessa neanche Dawn of the End. Ma i robotoni mi fanno cacchiare. A me no, a me piace un sacco. Bello il sistema di controllo. Sì, ma me può anche stare più tranquillo questo tipo. Che sembra incazzato. Demon macchina. Demon macchina. Yeah, cioè, Demon X presentando questo gioco. Non me lo ricordo. Non me lo ricordo io. Non sarà Anthem Downgrade. Sembra molto carino questo. Guarda quanto è incazzato. Non lo comprate, vi spacco la faccia. Non è dell'anno scorso le 3 che l'hanno presentato. C'è anche la Felpa Rovescia. Cioè. No, 2 anni fa mi pare. Non me lo sai perché vale? Perché no. Lui non li può guidare in mecha. Quindi è triste. Quest'estate esce. Oh, però cazzo, sono le 11:28. Tutto quello che hanno fatto vedere esce. Letter Today, sì, Karim. Ma insieme a Tetris. Karim, tutti a scaricare Tetris. Infatti, ma giocheranno tutti a Tetris. Che Deltarune. Karim, gioca di Deltarune. Ma che è? Tetris. Attenzione. Auto su Switch. Grid. La Grid Autosport ha avuto successo. Perché mi sa che non sono inculato veramente. In realtà hanno fatto altri capitoli. Pensavo fosse morto col primo, no, invece ne hanno fatti altri. L'ultimo, Io comunque un pochino sto derapando con la serie. Parlavi dell'ultimo o della saga tu? Déjà vu. L'Autosport è l'ultimo della saga. Sì, sì, ok. Parlavi solo dell'ultimo, quindi del. Sì, ok. Sì. No, credo che non se lo sia cacato anche nessuno. Questo con questa grafica, mamma scusa. Mia, che brutta idea. No, ma tu ma no, smuovi lo con Switch. Ma no, con l'accelerometro tutto, me va a Mario Kart. Cioè, che va bene lo Switch ecco. Ha senso. Era no, bella la grafica 6 secondi fa. No, niente Animal Crossing. È stato anche questo. E tiro tutto. Avrà 30 frame. Ancora no. Ragazzi. Ok, vabbè, il Blade. A sto punto mi sa che non esce, però. Ma sì, la trama con bomba finale, finale forse. Mai dire perché nulla prima del sera free to play. Sì. Tetris era gratis, si uscirà più tardi. Allora poi me lo metto a scaricare. Io l'avrei fatto pagare. Ninja. Però una lista bella corposa di titoli, per quanto interessanti, che noi abbiamo già visto purtroppo, a parte Fire Emblem e il Metroid di prima, non Metroid, scusami, il Castlevania. Tetris. È la questo è in di... primavera, quindi è incredibile.
Spring, c'era scritto. Sono tutti porting. Ok. Dei grid di sì, esatto, Mortal Kombat. Niente ragazzi, sono tutti i titoli che vabbè, ma perché Animal Crossing lo metteranno alla fine? Io l'ho vista la dub comunque. Oh, ma sì, ci sarà il trailer. Allora, se Mortal Kombat il 23 aprile. Ah, ok. Credo che il 22 marzo. Ma questo mi intriga. Ma è già uscito anche questo, l'abbiamo anche già fatto in live. No, è che non l'ho mai potuto giocare, lo vorrei giocare. Il 22 marzo esce questo per Switch. Vabbè, ma è già uscito su PC. Lo so, ma su PC non ho mai avuto modo, magari su Switch. È comunque l'analogo. Assassin's Creed 3? Assassin's Creed 3. Ma perché questo? Scusami, perché il più brutto? Il più brutto ti devi giocare. Beh, no, perché cazzo sta uscendo la remastered anche per PC, mi sembra. E quindi ho capito, ma non il 3. Esce quella... Che cazzo era quella roba lì? Scusa, cos'è? Cos'è cazzo? Cos'è questa PlayStation? Mi sa che hanno sfanculato... Cos'è? Un attimo il gioco. Questo cos'è? Ma sono minigame. È diventato quello. Scusami. Ah, ok. Questi gli avevano detto. Avevano detto che l'avrebbero fatto. Ma sì, ma il remake di Final Fantasy VII. Sì. 26 marzo. Che bello. Ah, remake. Il Dragon Ball Z Rocky Rosso. È lui. Cos'è? Sì, si vede, si vedeva che proprio era un remake. Carino, so che non era remake, lo pensavo. Ma lo so, scena, ti stavo seguendo. No, ma sì, ma questi l'avevano già detti che l'avevano messo. Sì, sì, ma questi qui li avevano già presentati all'ultimo Direct. Come That's All? Come? Sì, sì, credici, ma adesso ci sono i Super Red... No. farà... Gli Uber Mega. Sindaco? Let's take a look, shall we? C'è altra roba per cosa. Vedi, clicca, ticca. Dai, dai, parte roba. Boni, boni. Crackdown 3. Cazzo, guarda che era lì, Persona 5. Animal Crossing. Tra l'altro io mi sono guardato il gameplay di Crackdown e volevo ammazzare, Pokémon Animal ragazzi. Crossing. Quasi. E Nintendo. Ma sembrava Psychopass per come hanno preso le robe, porca vacca. Scusami, che cosa stanno facendo? Stanno prendendo ancora le mie. È tempo di duellare. Classica scena che se l'avversario non aspettasse tutto sto tempo gli avrebbe già uccisi. Sì, veramente. Ragazzi, sono dei Power Ranger. A me sembra con i robottoni al loro fianco, ad la grandezza uomo. Praticamente è un action come Nier. Sì, infatti. Sono dei Power Ranger con gli stand di JoJo. Oh, che musica figa! Sì. Allora, loro prendono un nemico... Lo al collo e combatte con loro? Tipo, ma mi piace un po'. A me sembra che li abbiano richiamati quelli. Ma che figata! Lì, col discone. Sembra carino, sì. La colonna sonora fa tanto in questo trailer. Sembra proprio un gioco di merda. Perché a me non sta prendendo niente? No, di merda no, però vorrei capire. È carino. Perché siamo gli unici due adulti, quindi. Ma nessun gioco Tetris lo proverò, ma. Tetris è il gioco dell'anno, però. Sì, ma a parte quello. Nessun trailer mi ha fatto dire cazzo. Secondo me è interessante questo. Ma perché le cose dell'anno non sono così fighe? È più Nintendo Direct che dopo le tre. Niente mi ha fatto l'effetto di Octopath l'anno scorso, per intenderci. È tipo a me Octopath non lo avevo giocato più di tanto. Cacchio, lo sapevo che era il disegnatore di Z-Man. Io questo gli darei una possibilità. Questo è Nier. Questo sembra carino. Questo sembra è nuovo. È un nuovo. C'è un nuovo industrio. Avrei detto che era mio. Ah, della cosa. Sì, beh, si capiva che era Platinum. What you just witnessed is Astral Chain, a brand new adesso dici di nuovo, Platinum Games. Adesso ne parla un po'. Okay. I nomi sono abbastanza importanti, sì. Ma io mi aspetto tornei di Tetris. Ha pensato tornei di questo. No. Di questo non lo so. No, beh, vale, adesso vado a letto, ma io mi attacco alla Switch, non mi stacco più con Tetris. Ma mi sembra già la cosa giusta, tanto questo saluta, poi esce fuori il trailer quello epico. Ma speriamo, no, secondo me l'anno scorso per il sindaco. Eccolo, check it out. Trailer epico veramente, Cavaliere dello Zodiaco. Animal Crossing, non dai, penso. Dai. Attenzione. No, c'è l'anime, due non credo. Fermi. Sembra più, proprio. Però magari. Ho finito i Pokémon. Fermi. Aspettate. Può ancora essere. SpongeBob. Quanto può essere? Zelda! No! Porca vaglia! È Wind Waker. No, Wind Waker non credo, perché è vestito... Cioè, no, è Wind Waker. Aspetta,
No, è coso, è... Wow. È l'anime di... No, no, è... E basta. È A Link to the Past. A Link to the Past. È il remake di A Link to the Past. Ostia, remake A Link to the Past. Ma proprio il remake... Oh, senti che bello, è Link's Awakening. Link's Awakening. È Link's Awakening. Ma vaffanculo, scusami. Scusami. No, dai, perché? Perché? Dai, hanno rovinato tutto. Anni a giocare a Zelda per vedere questo. Io questo gioco l'ho giocato troppe ore. Ma che bello. Mi si è ritratto un pelo. È bellissimo. I gomba, il catenaccio, ma che cazzo? Ma cosa sta succedendo? Vabbè, facciamo che schifo. Ma infilato nel commento al prossimo. Ragazzi, io vorrei farvi notare l'escalation di emozioni che abbiamo avuto. Appena mi successo, mi succede la stessa cosa in ogni direct. No, con le tre era successo. Era Starlink che era successo. Vabbè, Starlink comunque attira di più di questo. Oh, l'avevo detto che volevo un nuovo Zelda, lo sapevano tutti. Lei che adesso devi chiederlo meglio, però dopo adesso 26 mi è rimasta la voglia anni, di Wind Waker. Dai, schiocca le dita un'altra volta, ti prego. Vediamo se ne va a far no, finito. No, no. Aspetta, no, speriamo, ma non è vero, ragazzi, non è vero. Dai. Nintendo. Dai. Dai. Attenzione. Secondo me One More Thing è troppo. Vai in culo. No, no, finito. Ma ragazzi, dopo i titoli di coda c'è la scena finale. Non è possibile. Niente, ragazzi. Ma scusa, Animal Crossing oggi ha ritwittato che c'era il Direct. Guarda che stronzi. L'hanno fatto apposta. Hanno preso proprio il culo voi bambini di merda, eh. Ma guarda, e te cosa ci fai qui? Io ero la... Ragazzi, come diceva, non ci si alza finché non finiscono i titoli. Sono finiti, non, finito. Non li vedo. Sono finiti. I titoli sono qui, non c'è niente. No. Beh, è ancora in live. Sì, in live, però non c'è niente. Finito. Ho aperto anche YouTube nel caso. Quindi Tetris. Comunque l'unico che ha indovinato sono io, dicendo di Nintendox Battle Royale. La Battle Royale c'è stata, non era dei cani, ma era scusatemi, era ma di Tetris, che era ancora meno immaginabile. Io vi giuro, in Animal Crossing ci speravo perché hanno appunto retweetato con il canale di Animal Crossing. Stanno scrivendo tutti perché... F nella chat. Del... Quindi, gatto, domani notizia che sarà rimandato. Anzi, lo riniziano lo sviluppo come Metroid. Io, gatto, non voglio più. Puoi chiudere la live, per favore? Sì, aspetta, che sulla chat sto cercando Tetris dallo store, ma non è uscito. Hanno parlato comunque di giochi fino a massimo autunno, comunque. Beh, non è vero, usciva tutto a giugno il resto, Ho detto che fino a massimo autunno e dopo. Avete ragione. Non oltre. Ma io lo speravo prima. Io c'ho un giocatore nel cuore, proprio. Mi pare che non sia lo stanno dando merda. L'anno scorso è andata molto meglio. L'anno scorso c'è stato quel momento in cui hanno tirato fuori le cose di Smash Bros. Con l'anno scorso è stato così, Dynamite. Solo che dopo hanno fatto il trailer alla fine di Smash. Sì. Mamma mia, il trailer di Smash. Ed ero comunque triste perché ho detto, cazzo. Perché c'è stata la trollata. Hanno messo Fuffy come personaggio. Grazie Animal Crossing. E poi è arrivato Tom Nook, che vaffanculo, che è il doppio twist. Quello è stato tesa. Fighissimo. Bellissimo. Infatti, però... Non era dopo le tre sta cosa, scusate. E tingi i capelli di blu. Non mi ricordo. Ok, non è più live. Ok. È ufficialmente chiuso. Ah, quindi i titoli di coda sono finiti. YouTube che Twitch. Ragazzi, grazie per aver seguito questa serata. Ma no, io non voglio ringraziare. Grazie anche gatto, per i compagni di me. Zelda mi ha un attimino sparato negli stinti. Non hanno mostrato Animal Crossing, ma Zelda mi ha proprio ucciso. The Legend of Zelda, colpo di grazia. Mamma mia, non ho mai visto un umore cadere così in basso. L'hanno hypato da Dio e poi hanno fatto vedere una merda. Io ringrazio tutti quelli che ci hanno fatto compagnia stasera qui a parlare, ringrazio tutti voi che eravate in chat, grazie per voglio ringraziare proprio nessuno, soprattutto Nintendo. Ci ce l'avamo ripromessi come al solito, come al solito. Guarda, se finiva con Rincrawler era meglio, secondo me. Vado a letto che domani mattina ci spariamo Mighty Amé Portia.
Che quello sì che è un gioco bello, soprattutto perché non l'ha fatto Nintendo. Pensavo Tetris. Tetris Battle Royale. Vai. Buonanotte ragazzi. Buonanotte. 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 Buonanotte.